Sto per uscire da Palazzo De Normanni, la sede del Parlamento siciliano. Abbiamo avuto questo confronto con il presidente del Parlamento, Gianfranco Miccichè, e poi siamo andati in commissione bilancio dove ci sono tutti i deputati che ne fanno parte e si è parlato anche con il presidente, Savona, il presidente della commissione bilancio. Sono soddisfatto perché, quelle segnalazioni che già ieri avevamo fatto sono state prese in considerazione da parte del governo regionale, quindi devo ringraziare anche il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. È fondamentale che quando c'è qualche elemento che può fare grande danno al territorio, in questo caso si trattava di non spendere 404 milioni di euro, non solo per la città di Messina, ma per importanti infrastrutture che saranno realizzate in tutti i comuni della Sicilia. È stata una battaglia importante quella che abbiamo fatto ad aprile del 2018 e la sentenza della Corte Costituzionale, che è stata depositata il 10 di aprile, ha ribadito che lo Stato, con l'impugnativa che aveva fatto dell'articolo 99 della legge finanziaria del 2018, ha adottato un comportamento in violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione. Oggi abbiamo, nella sede, deputata a questo, chiarito tutta la vicenda, è stato predisposto un emendamento a firma del Presidente della Commissione Bilancio, onorevole Riccardo Savona, che elimina quella parte dell'articolo 5, il comma 3, che cancellava tutti gli sforzi che avevamo fatto ad aprile del 2018. Quindi ringrazio tutti. E soprattutto voglio ringraziare anche tutti i parlamentari siciliani che voteranno la legge di stabilità e anche voteranno questi emendamenti che rendono questa legge di stabilità più coerente con gli interessi della Sicilia e dei siciliani. Abbiamo avuto anche un confronto con l'assessore alle autonomie locali Bernadette Grasso e alla dirigente generale Margherita Rizza per quanto riguarda i fondi destinati ai comuni e abbiamo visto che fondamentalmente si è riuscito a trovare una quadra che consente a tutti i comuni e ai liberi consorzi e alle città metropolitane di poter redigere serenamente il bilancio del 2020-2022 con le medesime risorse che sono state destinate nel 2019. Me ne vado quindi da Palermo con la soddisfazione di aver contribuito nel mio piccolo come sindaco di Trincea a sistemare una vicenda che rischiava di creare un danno di oltre 400 milioni di euro. Grazie a tutti, grazie al presidente Miccichè. Grazie al Presidente Musumeci, ma soprattutto grazie a tutti i deputati del Parlamento siciliano.